Questo io, visto comunque l'interesse che in noi hanno suscitato le parole degli esperti e visto che comunque gran parte, almeno dei partecipanti all'Assemblea Cittadina, di fatto è riuscita ad essere testimone di questa giornata, allora mi piacerebbe approfittare, non mi basta, mi prendo un minuto in più, e mi permetterei di aggiungere a quanto letto l'invito ufficiale ai rappresentanti istituzionali di regione e provincia e al pool dei signori componenti la struttura tecnica di missione, all'ascolto reciproco e all'instaurare un dialogo con la nostra assemblea che ormai da mesi lavora e ragiona e riflette sulla realtà del proprio mondo ed escogita ogni giorno piccole e varie strategie per recuperare quella continuità dell'abitare il territorio al quale faceva riferimento poco fa il professor Bonomi, pur con gli spazi ancora transennati, immaginando una ricostruzione capace di ricomprendere per esempio le nostre macerie come risorsa dalla quale ripartire. L'Assemblea Cittadina Aquilana sta applicando dinamiche di democrazia partecipata e al primo incontro organizzato il 21 marzo scorso con la metodologia dell'Open Space Technology seguirà probabilmente in settembre prossimo un secondo grande momento. E io colgo questa occasione a nome dell'Assemblea Cittadina per invitare presenti tutti. Noi cittadini saremmo senza ombra di dubbio grati a questo pool di voler collaborare con noi e confidiamo nella loro esperienza e competenza che mai e per nessuna ragione nulla possa ancora essere operato sul nostro territorio senza di noi.